In tribunale con un coltello, un lucchese di 45 anni fermato dalla polizia municipale mentre stava entrando con in tasca un coltello con una lama di 10 cm. Tre ragazzine investite da un'auto, è accaduto questo pomeriggio in via De Bocchi a Segromigno. Ragazzi a scuola di diritti umani, gli esperti di Amnesty International insieme a due migranti alle medie custodenobili per parlare del dramma di chi fugge dalle guerre. Sindacati all'attacco della Sofidel, le organizzazioni sindacali promettono anche azioni legali contro l'azienda che non ha ancora costituito il comitato aziendale europeo. Lo sport, il calcio, la Lucchese perde anche la parola. Il presidente Bacci impone un nuovo silenzio stampa. Doppie sedute per la truppa rossonera in vista della trasferta di sabato a Piacenza. L'atletica, una mezza maratona da grandi numeri, straordinario successo della seconda Lucca Half Marathon con oltre 2.000 partecipanti. Pronostico rispettato con le vittorie del keniano della Virtus Tisorio Chimeli e della ruandese Claudette Mukuzakindi. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi che apriamo subito con la cronaca. Lo avete sentito nei titoli, un uomo di 45 anni che questa mattina è stato fermato dalla Polizia Municipale mentre stava entrando in tribunale a Lucca con un coltello in tasca. Vediamo. Si è presentato in tribunale per andare a testimoniare ad un processo penale, ma alla porta di via Gallitassi il metal detector ha cominciato a suonare. In tasca nascondeva un coltello con una lama di 10 cm. Protagonista un lucchese di 45 anni bloccato dalla polizia municipale. Il fatto è avvenuto a metà mattina. Bloccato dagli agenti, l'uomo si sarebbe difeso dicendo di essersi dimenticato di lasciare a casa il coltello e di non avere intenzione di nuocere. Giustificazioni che non gli sono bastate per evitare la denuncia e probabili guai giudiziari. Non è la prima volta che a Lucca una persona armata, anche di pistola, viene fermata prima di entrare in tribunale o in procura. Dopo la strage di Milano, i controlli in tutta Italia sono stati rafforzati e a Lucca, dove entrambi gli ingressi sono costantemente presidiati, la tensione dopo questo episodio rimane alta più che mai. Ancora la cronaca, tre ragazze di età compresa tra i 13 e i 14 anni sono state investite da un'auto questo pomeriggio in via De Bocchi a Segromigno. L'impatto è avvenuto poco dopo il ponticello, vicino all'incrocio con lo stradone di Segromigno. Secondo le prime notizie, le tre giovani stavano percorrendo la strada a piedi quando sono state investite dall'auto che procedeva nel loro stesso senso di marcia. Le ragazze sono state portate a pronto soccorso in codice rosso. Una di loro ha riportato solo lievi lesioni, due invece sarebbero in condizioni più gravi. Della dinamica dell'incidente si sta occupando la polizia municipale. C'è anche quello di Francesco Bovenzi, primario del reparto di cardiologia a Lucca, tra i nomi dei medici indagati dalla Procura di Firenze e dalla Finanza nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. Sette primari di cardiologia sono accusati di aver viaggiato a spese di alcuni rappresentanti di apparecchiature mediche che in cambio chiedevano l'acquisto dei loro prodotti. Nei giorni scorsi la Finanza ha effettuato una perquisizione nel reparto di Lucca. La magistratura deve ancora accertare responsabilità ed eventuali reati commessi. «Mi sento tranquillo e sereno», ha dichiarato Francesco Bovenzi. «Sono grato per gli attestati di solidarietà che ho ricevuto in queste ore a partire da quello dell'azienda sanitaria. Spero, ha detto, che si faccia luce sull'intera vicenda il prima possibile». E c'è un'altra notizia di cronaca che ha dell'incredibile, la storia di un cittadino tunisino agli arresti domiciliari che ieri si è presentato dai carabinieri di Torre del Lago chiedendo di tornare in carcere. Il motivo: non sopportava più la compagna. L'uomo era ai domiciliari per una serie di furti messi a segno nel marzo del 2014. I carabinieri ha raccontato dei continui litigi con la convivente e ha chiesto di essere portato in carcere. I carabinieri lo hanno accontentato e lo hanno condotto nel carcere di San Giorgio a Lucca. E adesso cambiamo decisamente argomento, lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla cronaca, parliamo di cultura,
di musica classica, perché ormai è alle porte. Da venerdì a domenica Lucca ospiterà il Lucca Classica Music Festival. Il direttore artistico di questa manifestazione, ma più in generale dell'Associazione Musicale Lucchese che la organizza, è Simone Soldati, che questa sera è qua con me in studio. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, ho detto bene, da venerdì a domenica Lucca, quindi che per 3 giorni, grazie a questo festival, si trasforma, possiamo dire, nella capitale italiana della musica classica, è così, maestro? Ma indubbiamente si trasforma, si riempie di tanti momenti musicali, di tanti momenti di riflessione, si popola di musica ovunque, dai musei, dalle piazze, dai teatri. Con questa manifestazione che è organizzata dall'Associazione Musicale Lucchese, dal Teatro del Giglio, Fondazione Cassa di Risparmio, con lo sponsor Lucca BMW. Ecco, infatti parliamo di festival, ma è un festival atipico, no? Perché quando si parla di festival si pensa a dei concerti, ad un cartellone che magari viene gestito su più serate, su più settimane, e invece no. In questo caso è tutta la città che per 3 giorni verrà animata da tantissimi eventi. Il centro storico di Lucca è un teatro naturale, è ricchissimo di bellezze, e allora l'idea è stata proprio quella di farlo vivere, di amplificare le suggestioni di questa bellezza con la musica e anche con tanti momenti di riflessione su temi attorno alla musica. Ad esempio, per chi è appassionato di psicologia o neuroscienze, Pietro Pietrini con un tema che è la musica del cervello, oppure Silvia Bencivelli, perché ci piace la musica, piuttosto che il neurologo Giuseppe Scotti, la musica, la percezione della musica dal bambino all'adulto, oppure per chi è appassionato di sport, l'ex calciatore Massimo Mauro, che dialoga con il violoncellista Mario Brunello, sulle relazioni tra talento, gioco di squadra, impegno comune che possono esserci, o virtuosismo che possono esserci tra il calcio, lo sport e la musica. E ancora musica e democrazia con Gherardo Colombo, o per chi è appassionato di economia, una riflessione tra economia e cultura con Francesco Bianchi, che è l'attuale sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino. E ancora una riflessione sulla pazienza con Gabriella Caramore, piuttosto che sul silenzio ancora con Mario Brunello e Oreste Bossini. Insomma, davvero sì, tantissimi eventi. Ce ne sono. Vi faccio vedere il sito internet proprio del Lucca Classica Music Festival. Qua potete trovare tutte le informazioni, tutti gli eventi. È un sito fatto molto bene, giorno per giorno c'è il programma, perché noi questa sera ovviamente non possiamo darvi nel dettaglio tutti i giorni e tutti gli orari. Senta, a Lucca di musica classica se ne parla tutti i giorni. Come vi è venuta in mente l'idea di realizzare questo festival? Ma è un'idea che era nel cuore di parecchi di noi da un po' di tempo. Il seme di questa idea già risiede nei festival che il maestro Ante organizzava negli anni 70-80, dove c'era questa multidisciplinarità, questo connubio tra architettura, musica. Qui, ecco, diciamo, questi semi sono stati coltivati, raccolti, attualizzati, anche tenendo conto, diciamo, delle modalità di fruizione, di divulgazione. E quindi poi, ecco, messo insieme in questi 3 giorni, questi appuntamenti di cui parlavo prima, e poi ovviamente tanta musica, ad esempio musica di Geminiani, la musica di Boccherini, il concerto con lo Stabat Mater di Boccherini, preceduto da una conversazione con Elio delle Storie Tese, proprio su un'esperienza musicale possibile a 360 gradi, per cui si può, e questo ci interessa soprattutto per i giovani, si può andare a sentire il concerto con la nona di Beethoven e si può andare a sentire il concerto rock, cioè non bisogna ragionare in termini di o, ma magari basta metterci una E e anche facilitare l'approccio a un patrimonio musicale, culturale infinito, sterminato, capolavori che parlano veramente più che mai all'uomo moderno. Da parte di chi pensa cultura, organizza cultura, secondo me c'è veramente il dovere e il piacere di disegnare un ideale biglietto d'ingresso a questo mondo che troppo spesso rimane un po' fuori, purtroppo. E questo soprattutto per i bambini. Le chiedo di rimanere con me, maestro, sì, perché così almeno approfondiamo altri argomenti, andiamo un pochino avanti con il telegiornale e poi torniamo volentieri Sul Lucca Classica Music Festival. Parliamo adesso di sindacati e di un'azienda, la Sofidel, perché ci sono i sindacati nazionali ed europei che annunciano addirittura un'azione legale contro questa società. Vediamo perché.
Se la situazione non si sbloccherà, sono pronti ad azioni forti, anche legali. È un atto deciso quello che i sindacati nazionali della cartotecnica e il sindacato europeo intendono portare avanti contro la Sofidel. Motivo: il tentennamento del grande gruppo cartario, con oltre 5.000 dipendenti, secondo in Europa solo alla SCA, nel costituire il Comitato Aziendale Europeo, come previsto dalle direttive comunitarie e dalle leggi italiane di recepimento. La richiesta dei sindacati è stata inoltrata oltre un anno fa. Per tutta risposta, la Sofidel ha dato la propria disponibilità solo ad un comitato che si riunisca in videoconferenza e parlando in inglese. Per questo motivo è stata organizzata una riunione internazionale dei sindacati e dei delegati interni delle diverse aziende Sofidel. Ci sono rappresentanti di 6 paesi europei: Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra, Svezia, Germania e ovviamente l'Italia. Il settore è fortemente internazionalizzato e dunque, per tutelare i lavoratori, i sindacati hanno bisogno di informazioni economiche e sui processi produttivi sempre più dettagliate in tutte le realtà territoriali. Anche perché spesso gli stabilimenti dei vari paesi vengono messi in concorrenza e sono oggetto di importanti ristrutturazioni. Quindi l'azione che le organizzazioni sindacali europee metteranno in atto in questi giorni, in modo particolare domani, sarà quello di decidere cosa fare affinché il CAI sia costituito. Tra gli strumenti, lo decideremo domani, non è esclusa assolutamente le azioni legali, poi decideremo in quali paesi europei avviare l'azione legale contro il gruppo Sofidel. Tra l'altro la Sofidel, hanno spiegato i sindacati, è l'unica azienda sul territorio lucchese a non aver ancora costituito il Comitato Aziendale Europeo. Negli ultimi mesi lo hanno già fatto Lucart, DS Smith, Vepa e Smurfit. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi oggi pomeriggio è arrivato a Lucca, alla Fondazione Banca del Monte, per la presentazione del libro fotografico di Giovanni Padroni dal titolo Lucca, ricchezze e bellezze. Auditorium della Fondazione strapieno per Sgarbi, che ha anche dato un'importante notizia. 4 quadri lucchesi faranno parte della mostra dedicata ai capolavori dell'arte che lo stesso critico sta organizzando per l'Expo di Milano. Si tratta di 2 tele di Pompeo Batoni provenienti da una collezione privata, un quadro di Paolini messo a disposizione da Francesco Micheli e un ritratto del Pontormo custodito a Palazzo Manzi, luogo che Sgarbi ha definito un po' triste e poco frequentato. Quindi insomma buone notizie per la cultura lucchese, che dunque andrà ad Expo, ed è proprio di questi giorni, ne abbiamo parlato anche noi ieri e nei giorni scorsi, la polemica soldati su ciò che è successo nel concerto inaugurale. Lì sul palco a Milano c'era il pianoforte di Puccini, il pianoforte originale su cui il maestro compose la Turandot, e il nome di Lucca non è stato citato. Lei, che lo so che la metto in difficoltà, no. Che idea si è fatto di ciò che è successo? L'idea è che è un sistema molto complesso, che ci sono delle persone serie e competenti che stanno lavorando, e direi di andare avanti, di prendere il buono con senso critico e osservando veramente le cose serenamente a 360 gradi, e ripeto, prendiamo il buono, andiamo avanti, continuiamo a lavorare. Fra l'altro lei quel pianoforte lo ha suonato lo scorso novembre, ora vado a mente, mi sembra fosse novembre, sì. Proprio al Teatro del Giglio, in occasione dei giorni di Puccini. Sì. È stata, immagino anche per lei, anche se suona tanti pianoforti, è spesso unica. Eh? È un'emozione meravigliosa, sia per l'idea naturalmente del pianoforte appartenuto a, e sia perché per me è uno strumento molto molto bello, capace di una tavolozza timbrica incredibile. Senta, fra l'altro anche Lucca Classica Music Festival ha il patrocinio di sì. Expo. Sì, 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 sì. Siete riusciti ad ottenere questo importante risultato? È un'iniziativa Lucca Classica che molto guarda alle buone pratiche di vita, alla convivenza, alla condivisione. Non a caso ci sono tanti appuntamenti pensati per i bambini, per le famiglie. Non a caso è concepito veramente come un luogo aperto. Infatti veramente invitiamo le persone, le famiglie a venire in centro storico questo fine settimana, perché potranno imbattersi in tante situazioni, da una street band che gira per le strade, da un disc jockey in via Fillungo,
entrare con curiosità in Palazzo Ducale piuttosto che in uno dei musei nazionali e veramente imbattersi in qualcosa di interessante, di divertente, di carino per i bambini. Penso a Boccherini sulle mura piuttosto che a Pierino il Lupo, oppure a una narratrice che sarà in certi momenti della giornata sotto il loggiato di Palazzo Pretorio a narrare le trame delle opere più famose ai bambini. Perché veramente loro sono il patrimonio più importante e un progetto culturale parte da lì. Se questa sera stiamo incuriosendo qualcuno, il riferimento è il sito internet, e poi comunque se arrivano a Lucca venerdì, sabato, domenica, in ogni luogo quasi trovano un evento di Lucca Classica, e poi immagino ci saranno anche dei volantini e delle informazioni. Sì, e la maggior parte di questi eventi, fatta eccezione dei concerti serali, sì, e l'ingresso al Lucca Museum e a Palazzo Fanner, sono a ingresso gratuito. Insomma, è un dato interessante. Lei ha parlato di ragazzi, allora vorrei, se rimane ancora un po' con me, volentieri, proporre questo servizio. Ragazzi protagonisti questa mattina di un incontro organizzato da Amnesty International dedicato alle migrazioni e a tutti i problemi che conosciamo bene. Sono scappati dalla guerra, hanno affrontato il viaggio della speranza e conoscono bene le storie di chi in mare muore ogni giorno. Salih e Karim sono due migranti che arrivano dall'Eritrea e dall'Iraq. In questi giorni stanno girando l'Italia con Amnesty International nell'ambito di un ciclo di incontri sui diritti umani. A Lucca hanno parlato agli studenti della scuola media Custer De Nobili, che nel corso dell'anno scolastico, insieme agli esperti di Amnesty International e dei loro insegnanti, hanno affrontato il tema dell'immigrazione e dei diritti internazionali. E infatti i ragazzi non si sono limitati ad ascoltare, ma hanno partecipato attivamente ponendo delle domande ai due testimoni. Come sei stato trattato durante il tuo viaggio dalla Libia all'Italia? In questi viaggi sono molto difficili e, come ho detto prima, per esempio in Libia le armi sono ovunque, e puoi comprare, anche un bambino può acquisire un'arma senza nessun problema, e quindi queste armi poi finiscono per essere utilizzate per maltrattare le persone, minacciare, diciamo, le persone. Nel mio caso noi siamo stati messi in un casolare, una stanza grande dove eravamo insieme a tantissime altre persone, e in quella stanza tu non puoi devi fare niente, probabilmente non puoi chiedere niente, non puoi pretendere niente, perché se mai ti picchiano o ti minacciano con le armi, e senza acqua, senza cibo, senza niente, fino a poi quando un giorno hanno deciso di metterci nelle barche per la partenza. Mentre in questi giorni si moltiplicano gli sbarchi in Italia, ma soprattutto le morti in mare, Amnesty International sta insistendo sull'unica soluzione possibile, la realizzazione di un canale legale per l'immigrazione in Europa. Occorre quindi attivare vie legali e sicuri, canali sicuri e legali per l'accesso all'Europa, per coloro che fuggono da guerre, persecuzioni e subiscono maltrattamenti e povertà nel mondo. Questa è un'alternativa praticabile che bisogna che gli Stati europei analizzino e trovino un modo di attuarlo. L'8 e il 9 maggio si svolgerà il primo concorso nazionale di musica Città di Porcari, riservato agli studenti delle scuole medie e inferiori. L'iniziativa è stata presentata dal presidente della Fondazione Cavani, Alfredo Pierotti, insieme alla professoressa Anna Tomei. Il concorso è articolato in varie sezioni, tra le quali orchestra, ensemble, duo e quattro mani, solisti. Le scuole che parteciperanno al concorso sono 9, 5 della provincia di Lucca, 4 provenienti da altre regioni. Le esibizioni, oltre che l'auditorium da Massa Carrara, saranno ospitate anche nella scuola media Pea e nei locali di Emozione Danza in via Diaccio. L'accesso al pubblico sarà gratuito, premiazione dei vincitori in programma sabato 9 maggio alle 16. E insomma, maestro, voi tanto spazio ai bambini, anche questo concorso tutto dedicato alla musica, è bello questo fermento. Benissimo, tutto ciò che si fa per le nuove generazioni va benissimo, va sostenuto e incoraggiato, più che mai. Il livello però attuale dell'educazione della musica nelle nostre scuole qual è? Benissimo da fare. Tanto, tanto, tanto.
Prima abbiamo parlato poco fa di diritto internazionale con l'iniziativa di Amnesty International. Questa mattina c'è stata un'altra iniziativa sempre dedicata ai diritti umani e al rapporto con il turismo. Turismo e diritti umani, due argomenti all'apparenza antitetici, ma che invece vanno a braccetto nel corso di laurea promosso dalla Fondazione Campus. Per parlare di questi argomenti attualissimi sono arrivati all'Università del Turismo i rappresentanti della sede europea del Centro Robert Kennedy Human Rights che hanno incontrato gli studenti. Un grande onore per il campus che porta avanti questo particolare corso con un preciso obiettivo. Ma innanzitutto è sensibilizzare i nostri studenti su alcuni temi di estrema attualità. E il primo obiettivo del corso, quando l'abbiamo pensato ormai 3 anni fa, era quello di far riflettere i nostri studenti sui problemi della sostenibilità del turismo, dello sviluppo non solo quindi economico e ambientale, ma anche da un punto di vista etico. Per parlare di etica nella promozione turistica non c'è bisogno di guardare fuori dai nostri confini. Ad esempio, Valentina Pagliai, responsabile dei progetti educativi del Kennedy Human Rights Europe, ha parlato della necessità etica di promuovere la regione Calabria, terra dalle grandi bellezze naturalistiche e storiche, ma che per molte persone è conosciuta solo per fenomeni malavitosi o di inquinamento del mare. Ma c'è un altro esempio ancora più attuale di possibile promozione turistica etica in Italia. Lampedusa, una delle più belle isole del Mediterraneo, ormai costantemente agli onori della cronaca per gli sbarchi dei migranti provenienti dal Nord Africa. I lampedusani stanno facendo tantissimo per queste persone, tantissimo per l'Italia. Ed è giusto contribuire al sostentamento turistico di Lampedusa facendo sì che la questione degli sbarchi dei migranti non sia vista come un'emergenza, ma anzi come un grandissimo merito dei lampedusani, per cui un valore aggiunto per cui scegliere Lampedusa come meta turistica. Tra gli altri argomenti trattati, la conoscenza dello stato dei diritti umani nelle mete turistiche, sia per una questione di sicurezza personale del turista che per essere protagonisti attivi di un turismo sostenibile sotto tutti i punti di vista. Pomeriggio sotto il segno della cultura e della letteratura, ieri nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte a Lucca, la Società Lucchesi dei Lettori ha organizzato la presentazione del nuovo libro della scrittrice Antonia Arslan, Il rumore delle perle di legno. Nell'ambito della presentazione Antonia Arslan è stata premiata dal club per il romanzo La masseria delle allodole, giudicato il libro preferito tra quelli premiati nei 25 anni di attività della Società dei Lettori. A guidare la cerimonia la scrittrice Francesca Duranti. La masseria delle allodole tratta del genocidio degli armeni e Fratelli Taviani lo hanno trasformato in un film. Per la Società Lucchesi dei Lettori è stata l'occasione per tornare a parlare di questo capolavoro, quanto mai tornato di attualità nelle ultime settimane, e per rendere omaggio ad una delle più noti e importanti scrittrici internazionali. Siamo in chiusura di telegiornale, però abbiamo ancora un minuto per parlare con il maestro Simone Soldati, direttore artistico dell'Associazione Musicale Lucchese, che da venerdì a domenica organizza Lucca Classica. Innanzitutto avete coinvolto tutta la città, maestro, anche le vetrine dei negozi. Che cosa avete fatto in pratica? Sì, c'è un contest praticamente. I numerosissimi esercizi che hanno aderito praticamente fanno una vetrina a tema musicale. E poi ci sarà quindi un vincitore? Ci sarà un vincitore, sì, esatto. E l'altra cosa che volevo sottolineare è che avete cercato di coinvolgere anche le associazioni del volontariato, in particolare due associazioni. Allora, c'è una, tra le varie riflessioni c'è anche un momento dedicato all'esperienza di andare oltre si può, che naturalmente è radicata sulla città, e quella di donatori di musica, che è un'esperienza fantastica, per cui in decine e decine di ospedali continuativamente da anni i musicisti donano i concerti nei reparti di oncologia pediatrica. La musica anche per stare meglio, insomma. La musica è, ecco, qui si rintraccia veramente il senso forte, profondo anche dell'esperienza musicale, uno dei sensi importanti.
Negli ultimi 30 secondi mi ricorda i tre concerti che chiuderanno le sere? L'8, dunque, 9, 10. Sono di più di tre. Il venerdì sera l'Aspira Mirabilis, in realtà è composta da grandi musicisti che suonano nelle orchestre più prestigiose a livello internazionale, con la Nona di Beethoven al Teatro del Giglio. Sabato sera in San Michele Mario Brunello, che dialoga con Oreste Bossini sul tema del silenzio e poi suona Bach e musiche di Sofia Gubaidulina. Leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia, e sarà ospite qui 3 giorni e lavorerà con i giovani dell'Istituto Musicale Boccherini. A lei è dedicato il concerto di domenica pomeriggio alle 18. Il concerto finale è quello con il Gringos Quartet, Malin Ertelius e Gabriele Raghianti con lo Stabat Mater di Boccherini, preceduto dalla conversazione con Elio. Domenica pomeriggio nell'auditorium del Boccherini Andrea Lucchesini, grande pianista, preceduto dalle conversazioni con Pietro Pietrini e Silvia Bencivelli. Insomma, davvero tanti eventi, e potrete, visto che sono distribuiti nel tempo, non si accavallano, gustarveli tutti. Grazie a Simone. Grazie Soldati, a eccolo qua il sito che la regia ci fa rivedere, trovate tutte le informazioni. Grazie al maestro Simone Soldati, nuovo, in bocca al lupo per questa manifestazione, che sicuramente, assolutamente, poi proseguirà nel corso degli anni, ne siamo sicuri. La pubblicità e poi la linea alla pagina sportiva.